Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Ciao. E abbiamo due ospiti grandi nicolisti, cioè di fondamentalmente. Max Aquila da Palermo e poi il nostro amico Mauro Maratta. Okay. Bene, come mai siete qui oggi a Milano? Come mai sei qua a Milano? Ma io dovevo e non potevo mancare di visitare il nuovo negozio di New York Camera dell'amico, del nostro amico. No, no, assolutamente, assolutamente. Poi per fortuna ci hanno dato un pretesto, quello della presentazione dell'ultima Z di Nikon, la Z50. E abbiamo associato le due cose, così immaginazione, cioè sì. È un evento piuttosto importantissimo che ha organizzato Nital, probabilmente uno degli eventi più importanti di cultura fotografica organizzata da Nikon, giusto? Sì, sì. E sono tanti i nostri amici docenti che faranno, cioè parleranno e stanno già parlando, fanno anche workshop. Devo dire è uno sforzo notevole che ha fatto Nital e che qui cioè, ringraziamo veramente tantissimo. Allora, parlami della Z50, anch'io ho usato, cioè provato ieri, cioè solo quella 30 minuti, però le mie prove maggior parte erano finiti solo per 58. Ecco, no? Ecco, Nikon ci vuole sempre sorprendere, no? Sì. E allora mette insieme in una presentazione uno degli obiettivi più straordinari che abbia mai costruito, questo Noct 58 con diaframma apertura massima 0,95, un esercizio di tecnologia, di stile, e abbiamo provato pure a scattare delle foto, ci siamo riusciti. Devo dire, è impegnativo, è un obiettivo a fuoco manuale, ma è un piacere riprendere delle abitudini che con gli ultimi anni magari abbiamo trascurato colpevolmente. Certo. Ma la Z50 ovviamente è il motivo per cui Nikon organizza questo evento, è il motivo fondamentale, principale, perché è la macchina con la quale Nikon, con la serie Z, vuole certamente fare breccia sul mercato, perché è una macchina di ottime prestazioni e di prezzo popolare. Eh sì, in effetti, cioè tantissime parti della D500 che comunque costava doppio, sì, o più di doppio, che hanno trapiantato diciamo il cuore della meccanica, della potenza, cioè poi ancora potenziato implementandolo, esatto, con i vantaggi del mirrorless, quindi esatto, a partire dall'otturatore elettronico, certo, a finire al mirino elettronico, che sono degli strumenti che danno grandi vantaggi in termini di ripresa a molte categorie di fotografie. Questo non mancherà di facilitare un primo impatto fotografico a persone che magari non hanno mai avuto una macchina digitale in mano e iniziano con una Z50 e con questi due piccoli obiettivi assolutamente inexpensive, veramente essenziali, ma sembrano anche, grazie al sistema di calcolo e di correzione delle distorsioni insito nella serie Z, con tutte le macchine della serie Z, sembrano gli obiettivi eccellenti per iniziare, sì, per essere degli entry level, costeranno pochissimo e quindi consentiranno a tutti sicuramente un accesso vantaggioso economicamente, che poi sarà implementato dagli obiettivi di serie più alta. Ma Autofox, come ti sei trovato? Con la Z50 devo dire che prima voglio avere, oggi è stata una presa di contatto, sì, l'ho tenuta in mano, ho scattato qualche foto, mi sono trovato a mio agio, perché ormai io con la serie Z ho una certa dimestichezza, la mia Z6 ha quasi un anno e quasi 60.000 scatti sull'otturatore, quindi diciamo che ormai ho preso le misure, però mi riservo di utilizzarla, la Z50, più a lungo per poterne parlare. Dal punto di vista dell'impatto, dal punto di vista dei comandi, per esempio dell'ergonomia, assolutamente analoga a quella delle altre. Sì, mi sono sentito assolutamente. Piccolissima comunque. Piccolissima, sembra un Olympus.
come quella con la quale ci stai riprendendo in questa intervista. Quindi anche Nikon impara, nonostante ci voglia del tempo, impara a imitare le cose buone anche degli altri marchi. Nikon era partito un po' in ritardo anche sul video, cioè in effetti aspettavamo incremento nel mondo video, cioè che stanno facendo parecchio, devo dire, anche come morbidezza della messa a fuoco. Cioè, hanno pensato tutto per non creare anche il rumore del diaframma, cioè tutte le cose silenziosità dell'autofocus. E che, ad esempio, Canon era molto avanti, anche sul dual pixel, eccetera. E Nikon non poteva anche mancare questo tipo di funzione, perché oggi vedo che i giovani, ma proprio i giovani, non distinguono tra fotografia e filmato. Cioè, ma quando io ho chiesto a un giovane studente, ma tu fai più video o fotografie? Cioè, mi guarda come come avesse visto un alieno, ma cosa cambia? Cioè, per loro è un modo di narrare, raccontare qualcosa. Cioè, mescolati, a volte faccio le foto, a volte faccio anche video, non ci sono quegli scudi, mentre io, o anche te Max, sicuramente, no? Noi siamo partiti o dalla macchina fotografica o da una cinepresa, quindi abbiamo mantenuto un percorso. Questi ragazzi sono partiti da un cellulare con il quale potevano fare sia foto, sia filmati, still images, come se le foto invece in divenire fossero la norma, in video. Quindi loro sono partiti avvantaggiati rispetto a noi, hanno avuto tutti e due i sistemi espressivi, time-lapse, slow motion, tutti insieme, per cui per loro non c'è differenza, non ci può essere differenza. Noi siamo gli ultimi a valutare la fotografia nel vero senso che abbiamo dato a questa forma di arte espressiva. E siamo gli ultimi generazionalmente, perché dopo la nostra generazione questo concetto, secondo me, andrà a scemare in favore invece delle riprese video, un nuovo linguaggio, e quindi ben venga, per forza, ben venga, ogni epoca ha il suo nuovo linguaggio. È perché io non voglio diventare quel vecchietto che ma una volta d'oggi questi giovani nella nostra generazione si compravano i giornali, oggi si guarda il web. Quindi, per forza di cose, l'immagine in movimento è diventata molto più importante di quella. Comunque, con l'8K andremo d'accordo tu. L'8K farà il film e le riprese. E poi faremo anche tonnara virtuale, tonnara. Ebbene. Bene, quindi allora facciamo così. Ieri ho parlato con il vicepresidente di Nikon Europa, no? Approfittiamo, dai, Max, hai qualche domanda, diretta da fare a Nikon in prima persona? Una in particolare. Noi siamo ansiosi di vedere una implementazione della loro roadmap degli obiettivi, in modo tale da poter avere quanti più obiettivi possibili per la nuova serie Z, perché ci hanno stimolato un interesse che ci ha portato adesso a essere anche nella disponibilità economica di comprarli. Quindi non manca più per noi, manca solo per loro. Allora. E al tempo stesso, speriamo che in funzione delle persone che continuano a voler restare in digitale o sulle reflex, loro consentono a queste persone di avere gli strumenti necessari per poter mantenere la loro autonomia. Ognuno è libero di avere le preferenze che vuole. E noi siamo giovani e ormai siamo orientati sul mirrorless, non più sul reflex. Allora, una parte ho fatto anch'io questa domanda a questo signore, mi ha detto, io in realtà ho chiesto, ho bisogno pancake, gli obiettivi economici,
che costano poco e che funzionano bene, 35 1.8, 50 1.8, cioè piccoli ma veloci e che costano poco, ma ha detto arriveranno tantissime, ecco. Arriveranno tantissime perché comunque stanno progettando ma veramente decine e decine di obiettivi, questo è quello che mi hanno detto, poi cioè progettare un conto, mettere in vendita un altro, certo. Ovviamente, no? È sul nostro sito Nikon che gestiamo con Mauro dal 2006, e la domanda dei nostri lettori, delle persone che intervengono, è questa, cioè le persone vogliono una doppia linea di obiettivi, i pancake, gli obiettivi semplici, poco costosi e poco ingombranti, e al tempo stesso poi ci sono le persone che chiedono il corpo macchina dal punto di vista ergonomico, professionale, sì, quindi certo. Che più si avvicini alle reflex come la D850, come la D5 della Nikon, con gli obiettivi confacenti, quindi con gli obiettivi di certo. Prima fascia. In effetti, poi io, cioè parlando, no, cioè, loro non devono rispondermi, no? Però ho detto doppio slot, no? Non è che io ho bisogno di doppio slot, però cioè, per vendere anche quello, no? Cioè, però vedo che spazio c'è, quindi metterete secondo? Mi ha fatto un sorrisino. siamo felici. Sì, perché spazio c'è. Un'altra cosa importante, doppio slot, ma ci servono anche le schede, sì. Perché in questo momento siamo in un momento storico incredibile, sì. Abbiamo le schede migliori sul mercato dal punto di vista della velocità, le XQD, che non sono più in commercio praticamente. Stiamo aspettando l'evoluzione CF Express, certo. Ci sono i produttori disponibili a sì. Costruirle, mancano solo gli aggiornamenti firmware per poter consentire sì, questo utilizzo, esattamente. Se no non sfruttiamo il potenziale di questa macchina. Comunque arriveranno, sì, e stanno migliorando anche l'XR, sì. Anche. La nuova Lexar. E ci hanno già presentato tanti modelli abbastanza interessanti e che quindi presto cioè, saranno in commercio. Abbiamo messo i soldi da parte, vogliamo spenderli. mentre Mauro, tu cosa chiederesti a un diciamo Nikon Japan? A Nikon Japan sì. Di comunicare di più con i suoi clienti. Non tenere troppi segreti. Certo. Perché appunto ne abbiamo bisogno di sapere, certo. Non esattamente quando o cosa, ma che stanno lavorando, cioè ci stai certo. Dando più informazioni tu in 2 minuti che loro in 1 anno. Io non ho detto niente. So, infatti non ho sentito, però adesso so. Certo. Loro sono troppo gelosi sì. Dei loro segreti. Ma oggi siamo in un momento di mercato. Dal momento che hanno detto sì, arriva D6, cioè poteva dire anche, no? Cioè, come anche Canon che ha fatto, dal momento che ha detto sì, ha parlato quasi tutto. Anche Nikon poteva parlare sì, certo. E questa. E poi i dettagli saranno. Sì, no? Certo. Certo. In un secondo momento. La mia critica o richiesta o preghiera a Nikon è di parlare di più con chi l'ama. Certo. Bene, io questo filmato mando a questo signore direttamente. Fai i tagli che vuoi. Sì, sì. No, perché poi lui parla spagnolo, portoghese, eccetera, eccetera. Quindi capisce perfetto, anche perfetto. Italiano e quindi sicuramente capirà. Bene, allora Mauro e Max, io vi ringrazio tantissimo della questa chiacchierata, sempre molto piacevole. Ringraziamo te, Niol Camera, che è ancora più bello senti, di prima. Cioè, il cannolo non l'hai portato, eh? Cannoli non li ho portati perché sono venuto in treno, si sarebbero rovinati. Come treno? È perché oggi c'era lo sciopero degli aerei e quindi sono venuto in treno da Roma, col Frecciarossi. La prossima volta che vengo mi... premurirò di portare i cannoli, cioè, mi sento un po' mancanza, nostalgia di cannoli. Vieni quando vuoi in Sicilia. Se te vedi. Gelata al pistacchio. Sei sorprendente come al solito. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie.